Salve e benvenuti all'appuntamento settimanale con Science News. I dinosauri carcharodontosauriani vengono solitamente rinvenuti nei livelli del Cretacico di tutti i continenti, ad eccezione dell'Antartide. Oltre a Veturopristisaurus, ritrovato in Tanzania, recentemente sono state segnalate altre eccezioni a questa distribuzione. Si tratta di reperti fossili frammentari provenienti dagli strati del Giurassico superiore di Cina, Germania e Portogallo. In un articolo recente è stato descritto un nuovo carcharodontosauriano del Giurassico superiore, l'Usovenator santosi, ritrovato nel bacino lusitano in Portogallo. L'analisi filogenetica compiuta nello studio ha rivelato che l'Usovenator occupa una posizione basale all'interno del clade dei carcharodontosauri. L'Usovenator è perciò il più antico allosauroide carcharodontosauriano mai scoperto sul suolo della Laurasia e rafforza l'ipotesi di una radiazione giurassica del suo clade. L'identificazione di questo taxon evidenzia anche un'alta diversità di teropodi medio-grandi nella penisola iberica durante il Giurassico superiore. Altra notizia di questa settimana. In un nuovo studio è stata descritta l'anatomia interna del cranio del famoso dinosauro dromeosauride Velociraptor mongoliensis. Ciò è stato possibile grazie alla tecnica della microtomografia computerizzata a raggi X, che ha permesso ai ricercatori di creare un endocast cranico di questo animale, ovvero un modello della superficie interna della sua scatola cranica. L'anatomia di questo endocast è stata messa a confronto con quella degli altri teropodi non aviani, con quella degli uccelli moderni e di altri arcosauri di oggi. L'obiettivo di questa analisi era di trovare delle correlazioni tra anatomia del cervello e agilità, equilibrio e soglia uditiva al fine di ricostruire l'ecologia di Velociraptor. I dati indicano che questo teropode era in grado di rilevare un'ampia gamma di frequenze sonore. Inoltre era molto agile e probabilmente era in grado di scovare le prede con facilità. Questi risultati suggeriscono che Velociraptor mongoliensis fosse un predatore attivo, che però si nutriva di carcasse a seconda dell'età, dello stato di salute dell'individuo e delle condizioni climatiche del suo habitat, come ad esempio durante periodi prolungati di siccità. Altra notizia di questa settimana. Durante il Pleistocene, la Sicilia è stata abitata da molte specie insulari nane, come ad esempio elefanti ed ippopotami minuscoli, e specie giganti come lontre, testuggini e persino enormi ghiri. L'Eitzia melitensis era proprio una specie di ghiro gigante che popolava questa regione. Questa specie, nota per una grande quantità di resti scheletrici, è rimasta però per molto tempo senza un cranio completo. Nuovi resti provenienti dalla caverna di Poggio Schinaldo hanno però portato alla luce i resti di 5 crani parziali, riconducibili alla Eitzia. Dall'analisi dei crani, tramite tomografia al computer, è stato possibile osservare come questa specie fosse dotata di un cranio molto robusto, soprattutto nelle guance e nel palato. Queste scoperte possono essere utili per comprendere l'ecologia dei ghiri giganti e per comprendere quali pressioni hanno spinto questi animali verso il gigantismo insulare. Altra notizia di questa settimana. Dal Marocco arriva una nuova specie di artropode paleozoico, Pterichoia tazagurtensis. Questa specie di artropode, appartenente al gruppo dei nectaspidi, viveva nelle acque del Marocco all'inizio dell'Ordoviciano. I fossili di nectaspidi del Cambriano sono abbondanti e segnano il periodo di massima diversificazione per questo gruppo, mentre il record fossile post-cambriano risulta relativamente scarso, rendendo quindi Pterichoia tazagurtensis una specie particolarmente importante. L'unica altra specie del genere Pterichoia è Pterichoia arrusensis, presente nella paleofauna ordoviciana della Sardegna. Altra notizia di questa settimana riguardante i dinosauri. I celurosauri sono un gruppo molto vasto di dinosauri teropodi, che comprendono svariate forme come Tyrannosaurus rex, Velociraptor e gli uccelli, questi ultimi gli unici dinosauri ancora viventi. La descrizione di un nuovo celurosauro del Cretacico inferiore del Brasile apre nuovi spiragli sull'evoluzione di questo grande gruppo. Il nuovo taxon, battezzato Aratosaurus Museo Nazionali, è rappresentato da un arto posteriore destro incompleto ma articolato. La nuova specie si distingue dai celurosauri già noti per la fossa mediale della tibia e della simmetria del secondo, terzo e quarto dito. Inoltre, Aratosaurus mostra notevoli somiglianze con il celurosauro basale Zhuolong, ritrovato in Cina. Quindi, la presenza del nuovo taxon in Brasile potrebbe significare che una linea di celurosauri indipendente, da quella che avrebbe portato agli uccelli, si sarebbe diffusa durante il Cretacico inferiore in un'area relativamente estesa. Nonostante storioni e pesci spatola facciano parte di un particolare gruppo di pesci attinopterigi chiamato Accipenseriformes, queste due specie sono molto diverse e facilmente distinguibili. Recentemente però è stata riportata la notizia di una ibridazione avvenuta tra queste due specie. Infatti, in un laboratorio sono stati fatti entrare accidentalmente in contatto dello sperma di pesce spatola con delle uova di storione. Inaspettatamente, le uova di storione sono state fecondate con successo e da esse sono nati centinaia di piccoli ibridi. Alcuni di questi individui ibridi hanno una grande quantità di DNA proveniente dalla madre e presentano una morfologia molto più simile a quella di uno storione.
mentre altri hanno ricevuto una quantità di DNA equivalente da entrambi i genitori e perciò mostrano tratti a metà tra quelli di uno storione e di un pesce spatola. Si conoscono molti ibridi tra specie di animali differenti, ma è la prima volta che si registra l'ibridazione tra animali così distanti. Infatti, l'ultimo antenato comune tra queste due specie di accipenseriformi è vissuto probabilmente durante l'era mesozoica, circa 180 milioni di anni fa. Tali ibridazioni sono molto pericolose per entrambe le specie, le quali sono tra le più minacciate. Fortunatamente, gli studiosi hanno assicurato che una cosa simile non si verificherà mai più e che la vicenda non avrà alcun seguito. Altra notizia di questa settimana. Quando pensiamo alla formazione al Creek, subito ci vengono in mente dinosauri famosi come Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Ankylosaurus e via dicendo. In realtà sappiamo tutti che quando si parla di El Creek dovremmo immaginare un'enorme mucchia di tartarughe con qualche dinosauro qui e là. Ma verità scomode a parte, un nuovo dinosauro si aggiunge all'elenco. Descritto da Fuller ed altri studiosi e battezzato Triarchuncus praeliensis, appartiene al clade degli Alvarezsauridi, un bizzarro gruppo di dinosauri maniraptori caratterizzati da una serie di specializzazioni particolari. Peculiarità di questi dinosauri, tra cui zampe anteriori estremamente corte con il primo dito della mano ipersviluppato, probabilmente utilizzato per rompere i nidi di insetti coloniali, un po' come i moderni pangolini. La nuova specie rappresenta l'alvarezzauride più recente conosciuto. Gli strati da cui proviene risalgono al Maastrichtiano, l'ultima parte del Cretacico superiore, e deve essere stato uno degli ultimi dinosauri non aviani sulla Terra. La specie è stata descritta sulla base di alcuni resti della zampa anteriore, tra cui tre artigli del primo dito della mano appartenenti a tre individui di età differente. Ciò ha permesso di determinare che gli artigli di questa specie erano più ricurvi di quanto precedentemente ritenuto tipico per gli altri alvarezzauridi. È stato riscontrato che alcune caratteristiche degli artigli variano durante la crescita, con i giovani che mantengono caratteristiche più basali degli adulti. Ciò ha importanti implicazioni per quanto riguarda le relazioni filogenetiche tra i vari membri del gruppo degli Alvarezsauridi, poiché taxa precedentemente ritenuti basali sulla base delle caratteristiche dei loro artigli potrebbero rivelarsi in realtà esemplari giovani. Ultima ed importante notizia di questa settimana. Recentemente è stato catturato in foto un raro esemplare di Homo arbustivus. La fototrappola ha permesso così di documentare la presenza di questo raro ominide in Nord Italia. Non si conosce molto della sua biologia. Le uniche cose che si sanno sul suo conto sono che è contraddistinto da una goffaggine naturale e che è un debole per gli arbusti primitivi. Bene, le notizie per questa settimana sono finite. Bene, grazie per la visione. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un mi piace. Se vuoi sostenere noi e il nostro lavoro, ti invito ad iscriverti. Se ti sei già iscritto, ti consiglio di accendere la campanellina delle notifiche per non perderti nessun video. Inoltre ringraziamo i componenti del team Luca De Florian, Davide Gioia, Tiziano Lolli, Mattia Iuri Messina e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi ricordo che come al solito il video di oggi è stato provato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.